Radio Firenze. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Ancora un caloroso buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. La Fiorentina è scesa subito in campo dopo il pari di ieri al Dallara, con la testa rivolta alla prossima sfida di campionato contro la Juventus. Non hanno preso parte alla trasferta di Bologna Germán Pezzella e Marco Piazza. Per l'argentino oggi solo differenziato, mentre non ha lavorato l'esterno in prestito della Juve. Stefano Pioli però spera di recuperare entrambi per l'importante sfida del prossimo weekend, ieri sostituiti rispettivamente da Ceccherini e Gerson. Capitolo mercato, la Fiorentina aveva sondato il terreno per il centrocampista Berge. Sul calciatore del Genk però si sta muovendo forte il Tottenham, che avrebbe già fatto la prima offerta, 15 milioni, una cifra che taglierebbe fuori la Viola dalla corsa al norvegese. Dall'Inghilterra invece insistono sull'interesse per Lazar Markovic, centrocampista del Liverpool, ormai ai margini della squadra. Per Fiorentino1.com, Pasquale De Stefano. Viola Tweet, Viola Tweet, a cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.